Benvenuti ad una nuova edizione flash del telegiornale di Casale Monferrato. Con le città che si svuotano, il coronavirus fa segnare un nuovo record in Italia. Con i 189 morti nelle ultime 24 ore, il nostro paese supera le 1000 vittime. Nota positiva il dato dei guariti: sono 1258, 213 in un solo giorno, il più alto dall'inizio dell'esplosione del contagio. I malati salgono a 12.839, i ricoverati in terapia intensiva, che restano il 10% circa del totale, sono arrivati a 1153. In Piemonte si registrano 4 nuovi decessi di persone positive al test del coronavirus comunicati dall'unità di crisi. Un torinese di 80 anni a Cirié, una 81enne del Vercellese all'ospedale maggiore di Novara, un 83enne Vercellese a Vercelli e un torinese di 68 anni all'ospedale Martini di Torino. I decessi diventano così 29. In regione sale a 689 il numero dei contagiati, 209 a Torino, 70 ad Asti, 136 ad Alessandria, 48 a Biella, 33 a Cuneo, 48 a Novara, 29 a Vercelli e 23 nel Verbano, Cuseo e Ossola. 23 sono provenienti da fuori regione e 70 sono ancora in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoveri in terapia intensiva sono 107, in altri reparti 452. In isolamento domiciliare ci sono 103 persone. Il numero dei contagiati positivi al test su tutto il territorio monferrino, i 50 comuni che fanno riferimento all'ospedale Santo Spirito di Casale, è salito di un'unità, arrivando a 17. Sono 11 invece i tamponi in attesa di riscontro. Da oggi il piano di sanificazione della città, coordinato con AMC e Cosmo, sarà intensificato. Lo hanno comunicato il sindaco Federico Riboldi, il vice sindaco Emanuele Capra e il coordinatore della protezione civile Enzo Amic. Il primo cittadino ha poi fatto sapere che il consigliere comunale Daniele Maggi, medico, sta bene ed è in isolamento volontario nella sua abitazione per aver visitato un paziente affetto da coronavirus. Le città di Casale Monferrato, capitale UNESCO del Monferrato, Trino e Moncalvo, con tutti i comuni del distretto sanitario, hanno lanciato la campagna In casa con la testa, per la città con il cuore, con l'obiettivo di sostenere concretamente gli sforzi dei sanitari e dei volontari in prima linea. I fondi saranno utilizzati per acquistare mascherine, camici, guanti, occhiali e tutto ciò che sarà necessario per superare al meglio l'emergenza. Il Monferrato casalese passa al contrattacco con una campagna di solidarietà senza precedenti, ha voluto sottolineare il sindaco di Casale Federico Riboldi. Sono stati raccolti più di 70.000 euro in poche ore ed è stato firmato il primo ordine di 10.000 mascherine da destinare ai sanitari e ai volontari in prima linea. A breve nuovi ordini per respiratori polmonari. Cosmo comunica che fino al 3 aprile sarà possibile accedere al centro di raccolta intercomunale di Via Grandi a Casale solo per comprovate e indifferibili esigenze, previa prenotazione e nel limite di un conferimento a settimana. Le richieste di prenotazione vanno effettuate esclusivamente tramite il numero telefonico 0142451094, interno 1, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. Dopo una serie di sopralluoghi volti a valutare le eventuali condizioni per lo svolgimento del mercato bisettimanale di Piazza Castello a Casale, si è riscontrata l'impossibilità di garantire la distanza di sicurezza interpersonale e un corretto afflusso di utenti nell'area, oltre ad una serie di criticità tecnico-logistiche che di fatto impediscono una risistemazione dei banchi. Da qui la decisione di sospendere il mercato fino al 25 marzo compreso. Musei, teatri e biblioteche sono chiusi al pubblico secondo il decreto del governo Conte, ma il personale delle strutture prosegue nelle proprie attività. Al Teatro Municipale di Casale si è provveduto ad alcune opere di manutenzione e ammodernamento, avviando opere di falegnameria per la riparazione di porte e finestre. Si sta riparando e ripulendo la pedana del palcoscenico e si sta procedendo alla sistemazione di teli, fondali e quinte. Dopo circa 10 anni dall'ultima volta è stato anche abbassato il grande lampadario della platea per un'attenta opera di pulizia, con la sostituzione, cosa avvenuta anche in platea, delle vecchie lampadine con nuove lampade a LED. In biblioteca civica invece gli operatori sono impegnati nella revisione delle collezioni e delle schede bibliografiche e nella catalogazione, oltre che nel controllo e nel riordino degli scaffali. Inoltre sono pienamente operativi per l'attivazione delle credenziali al sistema MLOL, che dà la possibilità a tutti di accedere a una biblioteca virtuale immensa.
Il personale del Museo Civico è stato impegnato per un prestigioso prestito. È stata infatti prelevata un'importante scultura della Gipsoteca Bistolfi, concessa in prestito allo Stedel Museum di Francoforte, per la mostra En passant l'impressionismo nella scultura. Si tratta del Crepuscolo, una scultura in gesso di Leonardo Bistolfi, realizzata negli anni 1892-1893, che in occasione del prestito al Museo Tedesco ha subito un intervento di restauro conservativo. In un momento storico così delicato come l'attuale per l'Italia, il gruppo Eladufur Novi e le società Novi più Junior Casale, Novi più Campus Piemonte e College Basketball Borgo Manero, organizzatrici del torneo Novi più Cup, hanno annunciato l'annullamento della nona edizione della manifestazione giovanile, in programma dall'8 all'11 aprile con fasi finali a Casale. Fermarsi in questo momento è prioritario. Appuntamento dunque al prossimo anno con un'edizione già programmata dal 31 marzo al 3 aprile.